Sono Amanda, Ludovico, Andrea, Coco, Giovanni e questo è il recap della prima stagione di Summertime. Iniziamo! Cominciamo da Summer. Summer è una ragazza introversa ma molto determinata. Ama passare il tempo con i suoi due migliori amici, Edo e Sofia. Odia l'estate ma ama andare in skateboard. Sofì, dimmi che hai cambiato qualcosa del compito. Sì, tutta la prima compagnia la 4. Infatti, io ho fatto il contrario. Dai, che non ci becca. Summer sa che quest'estate sarà orribile come tutte le altre. Ma mi spieghi perché inizia l'estate e tu ti devi mettere a lavorare? Io odio l'estate e così mi passa più velocemente, lo sai. Ma poi vado a una festa e incontro Ale e le cose cambiano. Ciao ragazzi, parlo. Che bomba! Oh mio Dio. Grazie e benvenidos niños! E che incontro, ragazzi. Oh, che fa? Ale, vaffanculo! Ma non ti sopporto più, è una festa. Ma che cambia? Che cazzo vuoi? Sto cercando il bagno. Te ne vai? O no? Ale, lo so che l'hai rimorchiato oggi alla base. Lui, al contrario di lei, sembra un tipo sicuro di sé, anche se in realtà le idee tanto chiare in testa non ce le ha. Ho fatto una cazzata, da. Che è successo? Che è successo? Che sono andato di nuovo a letto con Maddalena. È un campione di motociclismo che sta pensando di abbandonare le gare e ha un rapporto un po' burrascoso con i genitori e con gli affetti in generale. Non ce la faccio qua. Fa male la spalla. La spalla la mettiamo a posto in palestra. Ma torniamo alla festa. Ale non può non notare questa ragazza bellissima, dall'aria un po' scocciata, che sta vicino alla sua migliore amica, Sofia. Sofia. Sofia è un po' l'amica saggia, quella che ha un ottimo consiglio per tutti, tranne che per se stessa, ovviamente. Io come amica potrei darti un sacco di consigli. È innamorata di Summer, un po', ma non gliel'ha mai detto. E quindi questa storia tra Ale e Summer la manda un pochino in crisi. C'era o no? No, non c'era, Sofia. Ma chi se ne frega, dai. Ti dispiace? Ma no, non mi interessa. E quindi non vuoi neanche sapere cosa ho scoperto? Cosa hai scoperto? No, dai, cosa hai scoperto? Comunque, durante la festa Sofia conosce Dario, un ragazzone buono e dolce, con ottimi gusti musicali. E tra loro nasce subito una bellissima amicizia. Bello questo pezzo. Grazie. Però meglio il primo album. Summer ovviamente è ignara dei sentimenti che Sofia prova per lei, perché lei non ha ancora avuto il coraggio di confessarglieli. E poi non ho più molta voglia. Non so, da quando sta con quello. A te non sta simpatico, vero? No, proprio no. Nel frattempo, nella testa di Summer, il pensiero di Ale prende sempre più spazio e quindi non si spiega quel bacio in spiaggia tra lei e Edo. Lui le scrive un messaggio tenerissimo nel giorno del suo compleanno e mentre per Summer è subito acqua passata, per lui no. Siete strani. Perché? No. Ok, mi sembrava. Tu ti senti strana, scusami? No, tu? Assolutamente no. Era tutto a posto. Certo, tutto a posto. Siete strani. Summer inizia a lavorare in questo albergo che scopre poi essere gestito dalla famiglia di Ale. Sin da subito ha una cotta per Ale, quindi fra, diciamo, mari, baci, primi amori, fenicotteri che volano o non volano, questa relazione va avanti. Anche Ale è innamorato di Summer, ma diciamo che fra i due si mettono in mezzo tantissime cose, fra cui questa famosissima litigata con il suo migliore amico Dario e anche una con il padre. Da quando ti sei messo con quella? Stiamo andando tutto a puttane, tutto. Un coglione sei. Tu sei un invidioso de merda. Ah, che cazzo vuoi? Plot twist. Ale parte per la Spagna e decide di tornare a gareggiare con le moto. Ma che succede tra loro due a Summer? Ma ora rimangono un sacco di domande in sospeso. Sofia troverà il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Summer? E tra Ale e Summer? Cosa ne sarà di Edo e della sua vita sentimentale?
Ma Dario invece seguirà la strada della musica? È ancora tutto da vedere.